Troppo divertente tornare sul 600. Come posizione, ho toccato la pedana. Ah, il 4 cilindri. Ma è totalmente diversa rispetto alla... È molto diversa. Vabbè. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video test ride. Stiamo provando questa Yamaha FZ6 S2 di Carmelo. Una moto simile a quella che precedentemente possedeva Giovanni, che adesso è la Brutale, ma con qualche differenza. Intanto, come modello appunto è l'S2, non è l'FZ6 normale. Cambiano poche cose, tra cui per esempio la più vistosa secondo me è la strumentazione, che non è completamente digitale, ma ha il contagiri analogico e il tachimetro invece digitale. Poi ha questo parabrezza che credo sia aftermarket. Inoltre questa moto nello specifico monta degli scarichi Leo Vince senza DB Killer e una centralina Power Commander 5, quindi un modulo aggiuntivo che dovrebbe rendere questa moto molto meglio rispetto a come invece è originale. Carmelo sta provando invece la mia Yamaha MT-09 e forse uscirà un video sul canale dove sarà praticamente lui a motovloggare e a dire le sue considerazioni sulla mia moto. Quindi la differenza che c'è tra un MT-09 e un FZ6, quindi tra un 600 4 cilindri e un 850 3 cilindri, o comunque più in generale la differenza di erogazione tra il 4 e il 3 cilindri. Allora, iniziamo sempre dalla posizione di guida invece di questa FZ6. Posizione di guida diversa rispetto alla 09, che confermo è veramente una via di mezzo tra una Naked ed una Motard. Cioè, quali sono principalmente le differenze? Le pedane sono leggermente più arretrate e leggermente più alte. Lo sterzo è più o meno uguale alla 09, ma leggermente più caricato in avanti, e poi per il resto diciamo la sella più o meno è alla stessa altezza, quindi della triangolazione sella, pedane, manubrio cambiano le pedane e il manubrio. La sella della FZ6 è anche molto imbottita, quindi secondo me è una moto molto valida anche per farci del touring, per esempio rispetto alla Brutale, che è molto più scomoda rispetto a questa FZ6. Comunque ragazzi, sono contento perché questo è il ritorno su un 604 cilindri, quindi adesso prendiamoci un po' il feeling e poi la scanniamo per benino. La moto più o meno dovrebbe avere sui 100 cavalli effettivi, perché di serie esce con 98 cavalli, poi c'è scarico più un modulo aggiuntivo Power Commander 5. La moto dovrebbe essere arrivata almeno a 100 cavalli. Inutile dire che rispetto alla 09 di bassi non ne ha per niente, però per i piccoli ricordi che ho rispetto all'Hornet, in confronto all'Hornet, questa mi sembra che già, vedete, a 5000 giri apra leggermente meglio. Comunque, e comunque non ha l'on off che aveva l'FZ6 di Giovanni. In caso vi lascio il video in alto a destra, qui nella scheda. È un video di un anno e mezzo fa, quindi la qualità è abbastanza più bassa, però è comunque carino, anche perché faccio un traversino, che perché quella moto comunque aveva qualche problema secondo me, come se rimanesse leggermente frenata la ruota dietro oppure avesse proprio le gomme completamente alla frutta. Scende anche benino in piega, però non mi sono ancora abituato del tutto. Ciclisticamente questa moto è una forcella steli tradizionali, niente di eccezionale a detta di molti, a detta anche mia, molto morbida. Dovrebbe essere da 44 mm, ammortizzatore posteriore normale, non è regolabile comunque nella forcella né l'ammortizzatore, e davanti ha un doppio freno a disco da 300 mm. Il freno davanti mi sembra leggermente più sottotono, vediamo, facciamo un test, sì, leggermente più sottotono rispetto alla mia 09. Il freno dietro, vediamo, sì, anche leggermente più paragonabile a quello di tutti gli altri freni posteriori delle moto che ho provato, sono più o meno tutte uguali. Il pezzo forte di questa moto è sicuramente il sound. Vi apro la visiera per farvelo sentire meglio. Ora siamo a 6000 giri, ma i 600 cantano una bellezza. Come cantano i 600? Abbiamo cominciato a
dare una piccola stirata. Questo è un assaggio del sound di questa moto. La cosa che mi manca più dell'Hornet è comunque il sound. Nonostante quello della 09 mi piace tantissimo, però quello dei 604 cilindri è veramente una goduria, vi dà un'adrenalina soltanto il sound, anche se comunque si è molto più fermi rispetto appunto alla 09 o anche una 1000 come la Brutale, una 900 come la Brutale. Qui andiamo piano perché siamo in un paesino, cioè Mazarrà Sant'Andrea. Ci ho preso subito un po' di feeling, non è una moto complicata, è una moto che secondo me possono imparare tutti. È la stessa moto comunque di Zeta Biker, per intenderci, che è una ragazza che prima non aveva posseduto nessuna moto. Ok, qui c'è un fuoco accanto alla strada, cose che possono succedere purtroppo solo da noi. Sturiamola! Sono tornato su un 604 cilindri! Che goduria! Molto agile, comunque come moto. Doppietta, si incomincia nel pezzo dove ci sono i cambi di direzione veloce. Ma la moto scende benissimo. Si dimostra agile, come poche. Sicuramente molto più agile rispetto alla mia Hornet, che era molto più pesante nei cambi di direzione. No, mi piace molto questa come posizione. Ho toccato la pedana. Per essere un 600 comunque, in effetti, con questa centralina secondo me guadagna leggermente ai bassi rispetto all'originale. Ci si diverte con i 600 in queste strade. Ora li vedo con un'ottica diversa, c'ho meno paura comunque ad accelerare, abituato a una moto più potente, e capisco quelli che dopo il 1000 ritornano al 600. È un divertimento veramente. Ora sono di seconda, voglio provare a mettere la prima per vedere un po' com'è l'accelerazione rispetto all'Hornet. L'Hornet un po' si impennava in prima, questa è super stabile, no? Questa di motore sicuramente si impenna meno rispetto all'Hornet, però è molto molto più fluida essendo a iniezione, mentre l'Hornet essendo a carburatori era veramente più scorbutica. Teniamo la seconda, facciamo questo inserimento in curva e poi gas a martello. Bella! Una cosa che mi manca molto rispetto alla 09 è il quick shift. Ormai mi sono abituato a cambiare tendenza della frizione. Tornantone di seconda. Questo con l'Hornet ti ricordo che a volte mettevo la prima. Poi ci va. Curvetta. Bellissima. Andiamo la prima qua per vedere l'accelerazione. Prima. Si continua. Destra e sinistra. Cambi di direzione. Ragazzi, è troppo divertente tornare su un 600, troppo divertente. Poi ora li vedo proprio con una consapevolezza completamente diversa. Come ci insegna il buon Luca Salvatore, nel cambio di direzione si dà un po' di gas. Staccatona, ecco il freno davanti si sta leggermente ammorbidendo rispetto alla 09. Soffre il tubo del freno dove passa l'olio, soffre di una dilatazione.
cade in curva. Cioè ragazzi, piego più con questa che con la 09 forse. Comunque piego un sacco come la 09. Staccadona. Destra. On off comunque pochissimo. Rispetto all'Hornet scoppiettava comunque molto di meno. L'Hornet scoppiettava veramente in maniera orgasmica. Si va a impostare. Cioè, è una delle moto più divertenti che abbia mai guidato. Insieme all'Hornet ovviamente, comunque intendo come categoria. Le 604 cilindri sono le moto più divertenti che comunque io abbia mai guidato. Gli farei principalmente queste tre modifiche: revisione delle forcelle, mettendo magari anche una molla migliore, un olio più denso, tubi in treccia, rapporti un po' più corti e con questo di sciali. Comunque dove la metti sta, va un po' in crisi nelle frenate, sia per il fatto che si surriscalda un po' il freno, sia per il fatto che la forcella è troppo morbida. Poi comunque prende i giri molto più lentamente rispetto alla 09. Oggi è domenica pomeriggio, ieri ho lavorato fino a tardi, quindi oggi non abbiamo fatto un giro lungo. Ci stiamo andando semplicemente a prendere un caffè al bar a Novara. Vabbè ragazzi, spero che questo mio ritorno in sella a un 604 cilindri vi sia piaciuto e che quindi questo test ride vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace per supportare il canale, ragazzi, a voi non costa nulla, però non immaginate quanto sia utile per il rendimento del canale. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Seguitemi su Instagram perché carico spesso video, foto e storie. Per questo video è tutto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! È veramente un giocattolino. Com'è? È assurda. Eh? È assurda. Ma tu? Una parte del video ho detto, picchia quanto apro, madonna mia. Bello, mi piace, è una bella reaction.